Io sono appena tornato da un pranzo domenicale a casa dei miei genitori, infatti c'è questo signorino qua che era stato da solo tutto il tempo oggi e non pensavo sinceramente di dovermi mettere a registrare qualcosa, invece un piccolo video lo facciamo perché sono successe robe, no? Allora, partiamo dalle cose negative, che sono gli infortuni di Dybala e Rugani, che per 10 giorni non ci saranno, quindi salteranno purtroppo la trasferta di Champions in Spagna. Di Dybala parleremo in maniera anche un pochino severa domani. Ho già un video pronto, nel senso che da mesi ormai mi ero messo a registrare questi dati che avevo già spoilerato una volta in una live su Juventus. Domani ve li porto anche sul canale perché sono dati, secondo me, che hanno del clamoroso proprio inerente a Dybala e le sfide di eliminazione diretta della Champions. Riguarda gli infortuni, ma non solo. Quindi domani parliamo in maniera severa di Dybala e lo sapete bene che io Dybala lo rinnovavo ieri, non oggi, non domani, lo rinnovavo ieri, però ci sono cose che vanno abbastanza sottolineate. E Rugani fuori anche lui, vedremo se recupererà Bonucci. Intanto sicuramente rientra Danilo. Allegri aveva detto al termine della conferenza stampa, al termine dell'intervista da Zon post derby, sicuramente tra quelli che posso recuperare il più importante è Danilo, che questa sera ci è mancato per squalifica quella sera lì col Toro. Infatti col Villarreal potrebbe addirittura essere l'altro difensore centrale, dipende un po' se recuperano anche Bonucci. Chiellini non credo, vediamo. Bonucci per il momento ci sono queste due notizie. È un peccato, peccato bello e buono, perché nel momento clou della stagione veramente iniziamo ad avere gli infortuni, gli squalificati, i giocatori non in forma, e questo lo sappiamo, è così da 4 anni. E sono cambiati gli allenatori, sono cambiati i preparatori atletici, ma questa cosa non è cambiata. Noi a un certo punto, quando arriva la Champions, l'eliminazione diretta, ci succedono queste cose qua. E poi è successa un'altra cosa, cioè che l'Atalanta ha perso a Firenze con la Fiorentina. Ve lo dico tranquillamente, non pensavo potesse accadere questa cosa qui. La Fiorentina mi pare di aver visto anche fare una buona partita, c'è quel discorso, no, sul fuorigioco di Malinowski, sul gol di Malinowski. Io non entro nel merito, mi è sembrato un fuorigioco un po' bizzarro. Io sono sempre di quella, quando succedono queste cose qua, secondo me il direttore di gara deve andare sempre a vederlo al VAR e giudicare lui. Poi può sbagliare come no, ma almeno che lo vada a vedere lui. E al di là di questo, invece, dico che secondo me la Fiorentina ha fatto davvero una buonissima partita. E attenzione, perché adesso Lazio, Fiorentina e Atalanta sono lì tutte e tre, con l'Atalanta che ha sempre quella clamorosa partita da recuperare col Toro di Juric, e anche qua non sarà per niente una partita scontata, l'abbiamo visto anche noi l'altra sera. E in questo momento, ragazzi, il campionato di Serie A è equilibratissimo anche davanti il Milan, no? Che ieri sera fa 2-2 con la Salernitana. Ci sono l'Inter e il Napoli che si sfrega le mani. È il classico momento della stagione in cui tutte le squadre iniziano a essere stanche, e anche il fatto che anche l'Atalanta abbia giocato l'altro giorno in Champions, in Europa League, scusate, potrebbe essere indice del fatto che anche loro stanno iniziando a perdere dei punti per strada. Tra l'altro l'Atalanta mi ha sempre dato l'impressione di una squadra che il big match o comunque lo scontro diretto, la partita davvero importante, non la sbaglia, poi magari ti sbaglia quella partita un po' più facile sulla carta da calendario, come poteva essere la Salernitana per il Milan appunto ieri sera. E invece in questo momento l'Atalanta perde con la Fiorentina e si fa raggiungere bene o male dalla Viola, sono lì, bene o male sono lì. E adesso anche la Fiorentina, tra l'altro, c'è una gara da recuperare, la Lazio gioca oggi. C'è una novità che ora l'Atalanta è obbligata a vincere. È obbligata a vincere se vuole rimanere sulla scia della Juventus. Ovviamente obbligata a vincere il recupero col Toro. Perché noi, allora, partiamo da un presupposto. Noi abbiamo fatto una pessima prestazione col Toro, lo sappiamo, l'abbiamo già detto. Abbiamo raggiunto un pessimo risultato col Toro. E purtroppo quando ti ritrovi in una situazione in cui non dipende più solo da te, sei obbligato a fare una cosa che secondo me è deplorevole, è terrificante per un tifoso della Juventus, e cioè sperare che le altre, che hanno il tuo stesso obiettivo, non vincano e non facciano punteggio pieno. È qualcosa di mediocre, no? A livello di tifo, perché un tifoso della Juve dovrebbe sempre solo sperare nella vittoria della Juve, nella buona prestazione della Juve, nel risultato della Juve, e fare in modo che la Juventus riesca a costruire con solo le sue forze i successi. Purtroppo non è così. E lo sappiamo, una stagione piena di difficoltà, piena di insidie, piena di risultati altalenanti, nonostante i risultati utili consecutivi, che sì, è vero, non perdiamo da quella famosa partita con l'Atalanta dell'andata in campionato, però ci sono stati un po' troppi pareggi: Napoli, Milan, Venezia, Atalanta, Torino, che hanno un po' interrotto quella crescita che secondo me doveva essere necessaria dopo una partenza in retromarcia, neanche in folle o in prima, in retromarcia.
E che quindi un po' vanno a limitare anche il giudizio sulla Juve e non la va a proiettare effettivamente a tutti gli effetti nella corsa a scudetto, ma nemmeno nell'ingresso per essere considerata in corsa a scudetto. Adesso, se fino a qualche settimana fa, o anche solo fino a qualche ora fa, potevamo pensare di essere a stretto contatto con l'Atalanta e basta per la corsa al quarto posto, ragazzi, diamo un'occhiata alla classifica, la Lazio è lì. La Fiorentina è lì, la Roma non la metto lì, non la metto proprio lì, potrebbe rientrare, sì è vero, mi sembra un po' più lontana e forse anche la squadra con più difficoltà, se devo ragionare sulla dimensione, sulla forza effettiva delle squadre, e quindi la lascio ancora un po' indietro, però è una gara tutta aperta, come è aperta la vittoria dello scudetto, è aperta l'ingresso al quarto posto, e voi lo sapete bene che io mi ero dato un obiettivo, cioè arrivare fino al 28 di febbraio con l'idea che raggiungere il quarto posto era utopia, ve lo metto ancora una volta per iscritto, proprio perché come vedete basta una partita sbagliata da te. Con gli altri che potrebbero darti il colpo di grazia, la sbagliano anche loro, scivolano e addirittura non devi più guardare avanti, ma devi iniziare a guardarti indietro. Sono quelle cose classiche che accadono nei campionati molto molto equilibrati. Se posso dire una cosa che va in controtendenza, se vogliamo, rispetto al mio essere tifoso della Juventus, al mio volere assolutamente la Juventus sopra tutte le squadre, questo è davvero il primo campionato dopo tanti anni che mi sta divertendo. Mi sta divertendo, per quanto mi stia facendo soffrire, mi sta divertendo. Perché ci sono delle gerarchie che sembravano rigide, che sembravano buttate lì, e invece non sono buttate lì, sono in continuo divenire. Questo perché? Perché probabilmente non c'è davvero quella squadra così forte, più forte delle altre, in grado di ammazzare il campionato. Io da inizio anno vi dico che è l'Inter quella squadra e continuo a pensare che possa essere l'Inter, però anche l'Inter abbiamo visto che lasciava qualcosa per strada. Poi oggi, adesso in questo momento, sta giocando col Sassuolo, non so nemmeno che cosa stia facendo di risultato e nemmeno mi interessa perché la mia idea rimane quella, l'Inter rimane la squadra più forte della Serie A. E poi ci siamo noi che col mercato invernale ci siamo rinforzati, rafforzati e facciamo ancora un po' fatica a esprimere tutto il nostro potenziale, perché secondo me noi abbiamo veramente un grande potenziale e sarà necessario insistere sulla falsa riga della partita col Verona, secondo tempo col Sassuolo e cercare anche di vincere le partite giocate a ritmo come quella con l'Atalanta. Il Toro perché vi dicevo che sono deluso? Perché nel processo di crescita che secondo me c'è stato, fare 10 passi indietro è sempre qualcosa di negativo. Dall'altra parte vi dico, in questo momento la Fiorentina, per quanto vada anche nei suoi interessi e che quindi la Juventus debba anche guardare quelle dietro l'Atalanta, ci fa un grosso favore e quindi questo risultato è assolutamente a nostro favore, è positivo per noi e dovrebbe essere il classico momento in cui capisci che ti è andata veramente bene, ti sei giocato un jolly incredibile e che adesso dipende da te anche perché la prossima partita di Serie A che giochiamo è con l'Empoli, a Empoli, all'andata ci hanno battuto e sinceramente pensare di fare un punto tra andata e ritorno con l'Empoli, ragazzi miei, non ci sto. Non ci sto anche perché l'Empoli è stata la prima partita post Cristiano Ronaldo e quindi quello scossone, no? Quel terremoto che ha accompagnato anche la Fiorentina nella prima partita post Vlahovic e poi si è visto che invece la Fiorentina ha retto bene l'urto, eh? È riuscita a rimettersi sui binari giusti e a proseguire nel percorso di Italiano, che è un percorso fantastico nella prima stagione alla guida della Fiorentina. E tra l'altro, dalla paga sconfigge l'Atalanta sia in Coppa Italia sia appunto in Serie A. Magari una volta è un caso, la seconda inizia a essere quasi una prova. E quindi Fiorentina si è abbastanza ripresa da questa cosa di Vlahovic. E segna proprio Piontek, che è il giocatore che bene o male dovrà sostituire Vlahovic anche nel cuore, no? Dei tifosi della Fiorentina. E con l'Empoli ci siamo già giocati una partita allucinante, io ero allo stadio a vederla, e adesso basta. E adesso basta e ci deve essere una gran partita in Spagna contro il Villarreal e una grande reazione di voglia e di ferocia in Serie A. Per non doverci più ritrovare a dire speriamo che la Fiorentina faccia il risultato, speriamo che l'Atalanta lasci dietro dei punti, perché sinceramente è una cosa che trovo terrificante. Poi è ovvio che a un certo punto, quando non dipende solo da te, lo devi fare,
ma rimane una cosa per me terrificante. Fatemi sapere un po' come avete vissuto voi questi risultati, questi infortuni della Juventus anche lato Champions League. Da domani ci concentriamo interamente sul Villarreal. Oggi ci stava a fare questa chiacchiera, questa parentesi molto veloce sul campionato, sulla Serie A e sulla corsa Champions, che veramente è più aperta che mai.